già lo sapete, nuovo video esperimento. Allora, sono passata da H&M, e questo quando sono stata nei Paesi Bassi con Demenza ad Alkmaar, ed ho visto tutta questa sezione make up che io non avevo mai visto da H&M, ovviamente in vendita anche in Italia, non solo nei Paesi Bassi, e quindi mi sono detta: cavolo, devo troppo provare questi trucchi e fare un video in cui provo questi trucchi, perché sono super super curiosa, perché vi dirò che non sembrano affatto male, li ho swatchati, li ho guardati e mi ispiravano parecchio, quindi voglio vedere. Questa è la borsetta, sì, di H&M, ed ho preso veramente tutto quanto necessario, ragazzi. Ho preso spugnetta beauty blender, tipo beauty blender, ovviamente ho preso quella rosa con l'unicorno, cioè figuratevi se non prendevo quella rosa con l'unicorno. E poi ho preso insomma tutto, fondotinta, correttori, abbiamo prodotti per sopracciglia, hanno veramente una gamma super super vasta, hanno di tutto e sembrano anche molto professional sinceramente questi trucchi, quindi sono super super curiosa di vedere come saranno e li testeremo adesso insieme in diretta praticamente. Quindi volevo solo menzionare perché ho ricevuto un sacco di domande su questo top e mi avete chiesto dove l'ho preso, e l'ho preso su ASOS, non so se è ancora disponibile, però ho provato a dare un'occhiata, l'ho preso un mesetto fa. Io prima di tutto andrei ad inumidire la mia spugnetta makeup sponge, perché di solito la beauty blender la uso bagnata, quindi secondo me viene più naturale l'applicazione. Ci siamo, la spugnetta è diventata letteralmente gigantesca e prima era un pochino troppo rigida, secondo me invece adesso non è male come consistenza, perché riesco quasi sempre ad intravedere, cioè a capire se una spugnetta è valida o no a seconda della consistenza, e prima non mi piaceva, adesso non mi sembra male. Voglio però menzionare che la carissima commessa di H&M praticamente si è dimenticata di mettermi all'interno della busta, perché io mi ricordo di averla comprata, la palettina con gli ombretti, ho un altro ombretto che è questo che è giallo, però si è dimenticata letteralmente e me l'ha anche me l'ha messa nello scontrino, però non so come, non c'è la palette di ombretti che avevo preso, però voglio comunque evitare di usare altri brand e quindi mi arrangerò con la Terra per fare questo trucco, per usare un ombretto marroncino oltre appunto a quello che già abbiamo. Quindi direi di iniziare con il Mattifying Face Primer. Penso, sì, ce ne fossero diversi, io ovviamente ho preso quello opacizzante, neanche a dirlo ragazzi, che è questo, Combination Skin, quindi per pelle mista, proprio come la mia, e vado a prelevarne, aiuto, non esce dal tubo, ok, ne prelevo un po', right, mi ricorda un po' il primer di Benefit, oddio, però è super denso, è difficilissimo da stendere. Ragazzi, questo non mi piace per niente, è super super difficile da stendere e la mia pelle, come vedete, sta diventando un peperone, perché forse se lo picchietto così, forse il primo strato si era un po' asciugato, non lo so, molto strana come cosa, perché non lo so, non riesco a stenderlo, quindi non so se è il mio che si è asciugato oppure se è proprio il primer ad essere così denso di suo. Mi ha lasciato anche dei tipo dei piccolissimi residui, pezzettini di primer, non lo so, questo primer non mi ha entusiasmato sinceramente. Non facciamoci scoraggiare, proseguiamo. Poi ho preso ovviamente anche il fondotinta, questo è Low Day Liquid Foundation Flawless Finish New Formula, ovviamente ho preso il colore più chiaro che c'era, cosa ve lo dico a fare, che è il colore Alabaster. E l'ho swatchato ovviamente nel negozio, questo mi sembrava il più simile alla mia carnagione. Devo dire che anche come range così di colorazioni non è affatto male, non hanno solo, perché una volta almeno mi capitava tempo fa che se trovavo trucchi low cost eccetera avevano solo tipo tre tonalità ed erano tipo super dark, dark o medium dark, e quindi per me non c'era mai assolutamente la tonalità giusta. Invece adesso vedo che si stanno veramente, non lo so, sforzando a fare tonalità anche più chiare, il che mi rende molto molto felice. E quindi cominciamo a picchiettare il nostro fondotinta. Allora, vi dico subito che come coprenza non è molto molto forte, ma non necessariamente questa è una cosa negativa, perché non vogliamo sempre avere una coprenza fortissima, specialmente in estate direi che è meglio non esagerare.
Allora, il primer sotto mi ha lasciato delle macchie terribili. Io non so se riuscite a vederlo. Vedete che il primer mi ha lasciato tipo questi aloni e adesso con il fondotinta è difficile coprirli. Devo dire che si vede proprio dove sono andata ad applicare il primer sotto, ragazzi, e non è un bel vedere, non mi piace per niente. Vi dico la verità, io toglierò perché, cioè, non è possibile, guardate che roba. Sì, sì, non so se riuscite a vederlo bene, però cioè, ci sono degli aloni terribili causati dal primer, secondo me. Quindi io farei una cosa adesso, andrei a togliere. Cioè, non è possibile, dai, è terribile, è veramente orribile questa cosa. Io adesso, guardate, se abbasso la luminosità forse lo vedete ancora meglio. Cioè, vi rendete conto? Non è possibile. Quindi io adesso vado a fare una cosa, vado a togliere questa base e poi riproviamo senza il primer e vediamo se è un po' meglio la situation. Ok, ho rimosso tutto il primer che... io vi dico subito che per me è strabocciato, cioè è terribile quel primer. E adesso continuo invece l'applicazione con la Beauty Blender senza primer, vediamo com'è la situazione. Sì, effettivamente è molto meglio. La coprenza continua a non essere granché, ma penso che sia appunto formulato come un fondotinta leggero medio e vi dico che non è niente niente male. Anzi, mi piace molto questo fondotinta, non so come mai il primer abbia fatto questo effetto terribile, ma era sicuramente colpa del primer, perché senza il primer l'effetto è perfetto. Non so se forse è un pochino troppo chiaro per me questo fondotinta, vedremo alla fine, ma sapete che in caso correggo sempre con un po' di terra, poi quando faccio il contouring scaldo un po' l'incarnato. Uniforma sicuramente molto bene l'incarnato, non copre le imperfezioni, perché appunto questa coprenza è abbastanza leggera, vedete che i brufoletti non me li copre, però tutto sommato uniforma molto molto bene l'incarnato e invece le imperfezioni varie andremo a coprirle con il correttore. Continuiamo con il correttore, questo è il correttore, è il Cover Up Concealer, anche qui c'è scritto New Formula, quindi deve essere tutto nuovo. Tanto per farvi capire i prezzi, il primer era 9,99€, il fondotinta anche 9,99€, non sono sicura però che siano uguali i prezzi dall'Olanda rispetto all'Italia. Proviamo con il correttore, come al solito lo stendo anche qui, sono molto contenta della tonalità chiara che ho trovato. Lo stendo come al solito sotto gli occhi, forma triangolare, un po' sulla fronte tra le sopracciglia e poi sulle varie imperfezioni che il fondotinta non ha coperto. Questa Beauty Blender ha una forma un po' strana, non mi fa impazzire questa forma, ma forse basta abituarci. E penso ce ne fossero anche altre, io ho preso questa perché era rosa e c'era l'unicorno, non potevo esimermi dall'acquistare questa, però mi sa che ce n'erano anche altre, forse anche un po' più professional, non sono sicura, però non è niente male. Allora, anche il correttore non è sicuramente un correttore full coverage, quindi se avete tante tante imperfezioni non ve le copre granché. Vi devo dire, non mi piace tanto che sia così lucida questa base, ma spero che... no, questo correttore ha un po' rovinato la base. Alla fin fine il fondotinta, anche senza quel primer terribile, non lo so, non mi ispira tantissimo, cioè guardatelo da vicino, credo che si veda un po' troppo addosso il fondotinta, non lo so, non mi ispira tantissimo. Cerchiamo di fissare la base con il High Definition Invisible Powder, questa è una polvere opacizzante e il prezzo che ho pagato è di 12,99€. Ne metto un po' nel tappino, vediamo cosa ne viene fuori. Sono rimasta un po', non lo so, mi aspettavo che questo fondotinta fosse migliore e adesso mi sto rendendo conto che comunque la base non sarà un granché. Non lo so, forse la mia pelle non è abbastanza mista per questo fondotinta, un po' troppo secca oggi, non lo so, non riesco a capire. Non mi fa impazzire. Decisamente, secondo me, questo fondotinta è bocciato e il correttore anche, perché ragazzi, cioè, i brufoli si vedono comunque, nonostante ne abbia applicato 10 kg.
Quindi invece per esempio da questa parte che ho meno imperfezioni la situazione è meglio, però anche questo brufoletto è comparso, cioè non lo so, questo correttore secondo me è inutile, decisamente inutile. Poi qui c'è la Pure Radiance Powder Blusher ed ho preso il colore Taupe Brown, quindi un marroncino freddo, ovviamente da utilizzare come terra. Il prezzo di questa è di 7,99 euro, fatemi sapere se i prezzi in Italia sono gli stessi, credo di sì. E questo il packaging, è di plastica, fosse stato in metallo sarebbe stato un pochino più carino secondo me. Comunque il colore mi sembra perfetto, perfetto, un bellissimo marroncino appunto freddo e quindi dovrebbe essere, poteva esserci almeno lo specchietto all'interno, comunque potrebbe essere un ottimo, ottimo colore da contouring. Io detesto vedere i brufoli quando ho già fatto la base, quindi è proprio una cosa che non riesco a sopportare. Cercherò di non farci caso per poi correggere tutto prima di uscire. Comunque devo dirvi che la terra ha un bellissimo colore e si sfuma anche bene. La terra mi piace molto, mi piace davvero davvero tanto. Stessa cosa da questa parte. Anche qui vedo i brufoli e mi prende il nervoso, perché come si fa a fare una base ed avere il brufolo che, cioè non lo so, non credo che avessero altri correttori. Sì, forse sì, io cerco sempre quelli liquidi, forse c'era un altro correttore che è un po' più coprente, non sono sicura perché devo essere sincera, non ricordo, però questo sicuramente ragazzi non vi copre né occhiaie né imperfezioni, è praticamente invisibile. La terra invece mi piace molto, non so se sto riuscendo nella prova di riscaldare l'incarnato, devo sfumare tutto con la Beauty Blender perché è troppo troppo bianco per me questo fondotinta, sinceramente non so come mai, ma la mia pelle deve essere diventata più scura perché tutti i fondotinta sembrano essere troppo chiari per me quando prendo la, quindi facciamo una passata generale di terra tanto per riscaldare l'incarnato e poi andiamo a, scusatemi se esco dall'inquadratura, andiamo a sfumare per bene questa terra. Da notare i brufoli che si vedono benissimo, proprio come se io la base non ce l'avessi, una cosa terribile, cioè vi giuro, io boccerò tutti questi trucchi solo per il correttore del fondotinta che sono pessimi, pessimi, pessimi. Passerei a questo punto al blush, anche qui stesso prezzo 7,99 euro perché è lo stesso prodotto, cambia solo il colore. Qui come colore ho scelto Rosy Brown. Sì, il colore è carino, è molto pigmentato, quindi devo dire ottima qualità il blush. Ok, l'unica cosa, permettetemi ragazzi, io devo coprirli questi brufoli, cioè non ce la faccio davvero e quindi lo faremo subito con un correttore di un altro brand. Ok, molto molto meglio, ho utilizzato il correttore in stick, in pot di NYX, quello con sottotono giallo che è pazzesco per i brufoli, no davvero, cioè non ce la potevo fare ragazzi, io detesto. E poi a questo punto passiamo al primer occhi. Eye Fidelity Primer è il primer che ho trovato, prezzo di 6,99 euro, questo il packaging mi piace, è molto carino. Speriamo che anche il primer, speriamo che almeno il primer funzioni, perché sinceramente vi dico, sono partita con delle aspettative altissime e mi sono un po' cadute quando ho fatto la base. Beh, il primer non sembra male, uniforma molto molto bene il colore della palpebra, questo mi piace molto e sembra un ottimo primer, vi devo dire la verità, niente a che vedere con il fondotinta e sembra davvero un buon primer. Ho scelto ovviamente una palette di ombretti che, come dicevo prima, la commessa non mi ha inserito nella bag. L'unico ombretto che ho a questo punto è l'Infinite Impact Eye Color di questo colore giallo, si chiama Turmeric, boh, non lo so. Prezzo di questo 5,99 euro, ombretto mono. È davvero un bellissimo giallo, un po' vira sull'arancio, non è chiarissimo. Quindi proviamo a stendere questo su tutta la palpebra mobile. Wow, allora l'ombretto è super 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 scrivente, niente niente da dire davvero.
il primer è un po' appiccicoso, quindi dà un po' fastidio quando si applica, ma niente di che sinceramente. E il colore mi piace molto, è super super facile da applicare, super pigmentato, assolutamente promosso l'ombretto. Ora prendo la terra e la useremo come ombretto per gli occhi. Vado a stenderla appena sopra al nostro giallo arancio, sfumando per bene i due colori. Sì, effettivamente come ombretto è quasi meglio che come terra, perché è molto scrivente, si sfuma bene. Vedete come si sfuma bene con il giallo, non serve alla fine nemmeno poi passare con un altro pennello per sfumarli assieme, perché è super super amalgamabile il tutto. Questa terra mi piace moltissimo. Ora con il pencil brush vado a disegnare, sempre con la terra, anche le ciglia inferiori. Poi vado a sfumare il tutto con un pennello morbido. Proseguiamo e adesso passerei alla matita che avevo preso, mi sa, c'era. Eccola qua, la Color Essence Eye Pencil, e l'ho presa in colore nero. E non so com'è questa matita, mi sa che l'ho swatchata quando l'ho presa e non mi sembrava male. Eccola qua, questo è il packaging. E andiamo a vedere com'è, la stendo sia sopra le ciglia che poi all'interno dell'occhio e nell'anima interna. Wow, allora questa matita, ragazzi, non ha niente da invidiare a quelle dei brand più costosi, perché è super super scrivente e mi piace moltissimo moltissimo, davvero è... La matita è top. Ah, e mi sa che ho preso quella nera con i glitterini, sì, perché non ce n'era una nera, adesso mi ricordo, non ce n'era una nera semplice, e quindi ho trovato questa che è nera però con glitterini argento e l'ho presa. Vi devo dire che è anche molto molto carina. E passerei a questo punto, che cosa mi dite, al mascara. Allora, questo è il Best Curlfriend Mascara, questo nome è molto carino, anche questo l'ho preso nero. Il mascara ha come prezzo 9,99€, mentre la matita occhi, che non vi ho detto, 4,99€. Per 4,99€, ragazzi, quella matita è super. Eccolo qua, questo è il packaging. Carino che sia così bianco, no? Non lo so, me li aspetto sempre tutti neri, i packaging dei mascara. Mi ricordo che ce n'erano tantissimi di mascara diversi, io ho preso quello Curlfriend, quello che ti arriccia le ciglia, ti piega le ciglia, e per questo lo scovolino è un po' piegato, vedete, ma ce n'erano appunto diversi e ho scelto uno a caso praticamente, perché non sapevo quale fosse il migliore, quindi ho fatto un po' a caso. Beh, non è senz'altro male questo mascara, non è senz'altro male, non solo volumizza le ciglia ma le allunga anche molto. Super super mi piace questo mascara. Guardate la differenza con mascara e senza mascara, devo dire che mi piace moltissimo. Questo mascara è anche ottimo, mi piace molto. Io appunto ho il lash lift, quindi non so se effettivamente piega tanto le ciglia, perché le mie sono già strapiegate di suo dopo la laminazione ciglia, però devo dire che le pettina molto bene, non fa grumi, le volumizza, quindi ci piace. Poi, allora, sopracciglia, perché ci mancano solo le sopracciglia e poi il rossetto. Per le sopracciglia ho questa, che è la Brow Specialist, e il prezzo è di 3,99€, ed ho scelto questo colore qua perché non volevo prenderne uno troppo chiaro. Spero sinceramente che non sia troppo scuro, vedremo, vedremo. Poi c'è anche lo spazzolino dall'altra parte, quindi di solito le matite fatte così mi piacciono, vediamo un po' com'è. Ma secondo me il colore va più che bene. Sì, forse un po' scuro, ma non mi dispiace, non mi dispiace affatto. Secondo me questa matita non è male, è molto scrivente, quindi ha un'ottima pigmentazione e mi piace. Forse avrei dovuto prendere un colore un po' più chiaro, ma non c'era tantissima scelta, mi sa che avevano 3 o 4 colori,
Vediamo se adesso sfumandolo un pochino si migliora la situation. Sì, dai, secondo me non è male. A questo punto non ci resta che passare al rossetto. Rossetto, ho preso il Velvet Lip Cream, quindi sono dei rossetti effetto satinato, ed il colore che ho preso è nudista, quindi è un bellissimo nude. Vedendo questo rossetto mi sono innamorata, quindi ero molto curiosa di provarlo. Questo è il packaging, il prezzo è di 7,99 euro. Ho molta speranza su questi rossetti, provandoli, swatchandoli, non erano niente male, vi dico la verità, e poi i miei preferiti sono liquidi, lo sapete. La coprenza, come vedete, non è buona. Facciamo una seconda passata. Terza passata e comunque si intravedono le mie labbra sotto. Forse potevo scegliere un colore un pochino meno chiaro, non sarebbe stato male. Ah. Sì, devo dire che si asciuga molto in fretta e diventa opaco anche velocemente. L'unica cosa è che non è proprio coprente, quindi tende ad essere un po' più scuro qui dove si intravedono di più le mie labbra. Io adesso vado a fare praticamente una quarta passata almeno sopra, in modo da coprirle per bene. Sì, vedete che è difficile stenderla in modo uniforme. No, vabbè, questo rossetto è... Oddio. Questo rossetto per quanto mi riguarda è bocciatissimo, uno dei peggiori rossetti che io abbia mai provato, non si stende bene, il colore non è male, mi piace che diventi opaco subito, però ragazzi, cioè, è impossibile avere queste macchie, avete visto? Non posso nemmeno chiudere le labbra, devo aspettare che si asciughi perché altrimenti viene fuori tutta una macchia e cioè, viene comunque macchie, qui si è già praticamente rotto. Al centro delle labbra c'è già questa riga. No, non mi piace per niente. Peccato perché i colori erano super super carini dei rossetti, ma non li consiglierei sicuramente, anzi li conosco, quelli di Catrice sono molto meglio. Quindi ragazzi, sostanzialmente, allora, base tremenda, mai vista una roba simile, raramente si vedono fondotinta così pessimi, correttore, il peggior correttore che io abbia mai provato nella mia vita, cipria non lo so, può darsi che sia buona, mi opacizza bene la pelle, non la sento secca, quindi la cipria... secondo me non è male, però appunto con una base così tremenda è difficile calcolare la cipria e darle un voto. Invece per quanto riguarda primer occhi, ombretto, terra, blush, sono ottimi, mi sono piaciuti molto. Mi è piaciuto moltissimo anche il mascara, una delle cose migliori, una delle più grosse scoperte di oggi, il mascara. La beauty blender così così, perché potrei dare un po' la colpa anche alla, appunto alla spugnetta per l'applicazione molto povera del fondotinta, ma appunto non sono sicura. E ottima la matita occhi, davvero ottimo il mascara, mi è piaciuta molto anche la matita per sopracciglia. Il rossetto invece non è male, ma se ne trovano di migliori in giro per un prezzo ridotto. Quindi sì, la cosa peggiore in assoluto è stata, anzi ottimo anche l'ombretto mono, ci tengo a specificare, la cosa peggiore è stata sicuramente il correttore, ragazzi. Invece i prodotti per gli occhi, pazzeschi, buonissimi, cioè non so come spiegarmela questa cosa, non so come ci possa essere una differenza talmente grossa tra la base, i prodotti per la base e i prodotti per gli occhi, però per me è stato assolutamente così. L'ombretto, appunto, matita, mascara sono ottimi, ottimi, e la base invece è disastrosa. Quindi voglio sapere anche che cosa ne pensate voi, vi ho fatto vedere anche close up, vi ho fatto vedere anche da vicino la base eccetera, quindi voglio sapere quali sono i vostri pensieri, se avete provato già questi prodotti e magari ho sbagliato io ad applicare il fondotinta, il correttore, non lo so, fatemi sapere comunque
comunque davvero nei commenti che cosa ne pensate, se li avete provati, come vi siete trovati, che cosa ne pensate e cosa ne pensate del trucco mio, soprattutto in generale che voto dareste a questo trucco. Io vi devo dire la verità, io darei un 6 e do un 6 soltanto per il trucco occhi, perché tutti i prodotti per gli occhi sono pazzeschi e invece appunto tutta la base disastrosa, quindi tutto sommato darei un 6, quindi appena sufficiente. Fatemi sapere voi che voto dareste a questo trucco. Quindi questo è tutto per oggi, spero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere se volete altri trucchi, altri full face con un brand in particolare che volete che io testi. Scrivetemi tutto nei commenti. Vi mando un bacio grandissimo, mia family, vi voglio bene e noi ci vediamo domani con un nuovo video, perché questo video lo vedrete domani, che è giovedì, sì, giovedì, e quindi noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao! No, bacio enorme, ciao!